calcolare l'integrale triplo esteso ad h questa volta di 4 che moltiplica aperta la tonda y quadro più z al quadrato chiusa la tonda tutto quanto fratto x quadro dx dy dz, dove h è fatto in questa maniera: z maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0, y quadro più z quadro compreso fra 1 e 2, e inoltre x compreso fra 1 fratto y quadro più z quadro e 2 fratto y quadro più z quadro. Molto simile all'esercizio precedente che abbiamo visto, di questo tipo, perché anche qui può essere assolutamente conveniente, naturalmente qui fare un disegno è un'impresa un pochino più complicata, direi, e allora direi che vista la funzione integranda, che è questo y quadro più z quadro, direi nuovamente di ricorrere al passaggio a coordinate cilindriche. Attenzione però, di questo tipo x uguale x, y uguale rho coseno di teta e z uguale rho sen teta. Così facendo, l'integrale diventa triplo esteso ad h', ovviamente dominio delle nuove variabili rho, teta ed x, di allora, 4 si può portare fuori sicuramente dal seno di integrale, y quadro più z quadro diventa rho quadro in coordinate cilindriche di questo tipo. Quindi abbiamo un rho al quadrato fratto. Dunque x quadro vuol dire scrivere x quadro, perché x è uguale a x, il dx dy dz in coordinate cilindriche è sempre rho de rho de teta de x, quindi sarà direttamente rho per rho quadro, possiamo scrivere rho cubo, dx de rho de teta. È così che diventa l'integrale triplo, il dominio. Allora, molto semplice. H' sarà di questo tipo. Allora, visto che ci dice che z è maggiore o uguale a 0 e y è maggiore o uguale a 0, se lo andiamo a sostituire abbiamo che cos θ è maggiore o uguale a 0, sen θ è maggiore o uguale a 0, intersecati vuol dire che θ è compreso fra 0 e π come f, evidentemente. Dopodiché, ρ quadro compreso fra 1 e 2, che vuol dire ρ compreso fra 1 è radice quadrata di 2, rimane x. Beh, x ce lo dà la terza disuguaglianza, visto che y quadro più z quadro è rho quadro, x sarà compreso fra 1 fratto rho al quadrato e 2 fratto rho al quadrato. Tutto molto semplice. Decomponendo il triplo adesso, abbiamo uguale 4 volte, direttamente possiamo scrivere integrale fra 0 e π mezzi di dθ, dunque che moltiplica l'integrale fra 1 e la radice di 2 di rho cubo de rho per l'integrale fra 1 su rho al quadrato e 2 fratto rho al quadrato di 1 fratto x quadro in dx. Dobbiamo risolvere questo. Allora, cancelliamo tutto. L'integrale di 1 fratto x quadro, che si può scrivere come x alla meno 2, un x alla n, x come primitiva x alla n più 1 fratto n più 1 e un meno 1 fratto x, per chi non lo sapesse. Quindi il meno lo lascio qua, e scrivo 4. Dunque l'integrale fra 0 e π mezzi di dθ, per il teorema fondamentale, calcolo integrale è π mezzi meno 0, quindi π mezzi. Quindi ho un 4 per π mezzi, che poi lo scriviamo al prossimo passaggio con 2π, che moltiplica l'integrale fra 1 e la radice quadrata di 2 di rho al cubo, che moltiplica questo meno 1 fratto x, che vado a includere fra 1 fratto rho quadro e 2 fratto rho quadro. Tutto in de rho ancora uguale. Ora, per il teorema fondamentale della integrale, 1 diviso 2 su rho quadro è un rho quadro diviso 2, col meno davanti. Quindi abbiamo 1, 2π, 4π mezzi, integrale fra 1 e la radice quadrata di 2 di rho al cubo, che moltiplica, come detto, un meno rho al quadrato mezzi meno
meno del teorema fondamentale della curva integrale è un più 1 diviso 1 su 1 quadro e 1 altro 1 quadro, tutto in de rho uguale. A questo punto moltiplichiamo rho quadro meno rho quadro mezzi, la cogliendo fattore comune rho quadro è un 1 meno un mezzo, che fa un mezzo, quindi è un rho quadro mezzi. Per rho cubo viene un rho quinto mezzi, per 2π greco 2π greco mezzi è un π greco, quindi abbiamo un π greco integrale fra 1 e la radice di 2 di rho alla quinta de rho. Vedete come si è facilmente semplificato il tutto. A questo punto l'integrale di rho quinto è rho sesto sesti, quindi abbiamo un pi greco per un sesto, pi greco sesti, che moltiplica un rho alla sesta che andiamo a includere fra 1 e la radice quadrata di 2. Applichiamo ancora una volta col pi greco sesti davanti il teorema fondamentale del calcolo integrale. Radice di 2 alla sesta è un radice quadrata del 2 che è elevata alla sesta, ovvero un 2 alla 6 mezzi, un 2 al cubo, 8, meno del teorema fondamentale della curva integrale, 1 alla sesta che è 1. 8 meno 1 è 7. Otteniamo che il risultato finale di questo, direi, facile integrale triplo è 7 pi greco sesti. Sia T il cono avente come base il cerchio nel piano XY di centro origine e raggio 1, ma attenzione, come vertice il punto V di coordinate 0, 0, 1 ci richiedono di calcolare l'integrale triplo esteso a t di z, di x, di y, di z. In questo caso, naturalmente, abbiamo già parlato dell'equazione di un cono, ma in particolare abbiamo parlato di un cono avente come base un cerchio di centro d'origine, raggio r, e altezza h. In questo caso l'altezza h è 1, no? Perché il vertice è 0, 0, 1. Quindi diciamo che se questo è 1, abbiamo una figura che è di questo tipo, no? Eccolo qua. Questa è l'origine e questo è 1. Beh, i discorsi che si possono fare in questo caso sono tanti. L'esercizio è facilissimo, naturalmente. Dunque, qual è l'equazione di un cono in questo caso? È x quadro più y quadro, attenzione, uguale 1 meno z al quadrato, no? Sarebbe x quadro più y quadro uguale z quadro se fosse il vertice nell'origine. Il vertice è 0, 0, 1, vi ricordo che l'altezza h vale 1 e pertanto in questo caso è conveniente integrare per strati, evidentemente. Per quale motivo? Perché abbiamo che l'integrale triplo esteso a questo t di z, di x, di y, di z, si può scrivere come l'integrale, in questo caso la z varia da 0 a 1, l'altezza è 1, no? Di z dz che moltiplica l'integrale doppio esteso a il tz del dx dy, no? Eccolo qua, mettiamo magari fra graffa. Questo è l'area del nostro tz. Il nostro tz è questo qua, che è appunto un cerchio che è stante nel piano xy, di area pi greco r al quadrato, dove R in questo caso è proprio 1 meno z. E allora questo sarà, l'integrale diventa un integrale ad una variabile, ne riparleremo quando parleremo dei solidi di rotazione, e la formula proprio del volume di un solido di rotazione, in questo caso attorno all'asse z. Questo è un solido di rotazione che ruota attorno all'asse z, il cono è uno di questi, e l'integrale, vedete come l'integrale triplo diventa un integrale singolo. Ripeto, ne riparleremo nel dettaglio quando parleremo dei solidi di rotazione. Integrale frazione 1 di che cosa? Beh, evidentemente di z aperta quadra l'area del cerchio pi greco che moltiplica 1 meno z al quadrato. Eccolo qua, no? Proprio questo. E allora cancello tutto e risolvo questa integrale. Oh, pi greco lo posso portare fuori da seno integrale, integrale tra 0 e 1 di, allora sviluppiamo quadrato di 1 e 1 per z, z, il quadrato di meno z è un z quadro per z,
zeta cubo. Dove prodotto del primo e secondo è un meno 2z, per z è un meno 2z al quadrato. Tutto in dz. Pi greco, integrale. Tra 0 e 1 di integrale di z è un z al quadro mezzo. Allora possiamo direttamente togliere il segno dell'integrale e scrivere le primitive di questi tre integrali facilissimi, tutti quanti di z alla n. Integrale di z è z al quadrato mezzi. Zeta cubo è z alla quarta fratto 4, meno 2 sta fuori, integrale di z quadro è z cubo terzi, quindi meno 2 terzi di z al cubo, tutto fra 0 e 1. Applichiamo come al solito il teorema fondamentale del calcolo integrale, tenendo presente che sostituendo lo 0 alla z nella seconda parte del teorema fondamentale viene tutto quanto 0. Quindi in pratica in definitiva abbiamo uguale pi greco che moltiplica 1 al quadrato è 1 diviso 2 è un mezzo, più 1 alla quarta è 1 diviso 4 è un quarto, meno 2 terzi per 1 al cubo è 1, 2 terzi per 1 è 2 terzi, quindi meno 2 terzi. Facciamo un semplice minimo comune multiplo che fra 2, 4 e 3 evidentemente è 12, 4 per 3, diviso 2 6 per 1 6, più 12 diviso 4 fa 3 per 1 3, meno 12 diviso 3 fa 4 per meno 2, punto meno 8 c'è cioè il meno. 6 e 3, 9, meno 8, 1. Il risultato finale di questa facile integrale è un dodicesimo per pi greco, ovvero pi greco dodicesimo.